Con la terza parte del video si conclude la dimostrazione pratica di come collegare correttamente il motore lavatrice a spazzole. E più precisamente vedremo come collegare il motore a 5 fili utilizzando oltre i 4 fili, due delle spazzole e due degli avvolgimenti statorici, anche il comune degli avvolgimenti del filo di colore arancio. I cavi della morsettiera interessati sono da 1 a 5, esclusi il 6 e il 7, che sono i collegamenti della tachimetrica che verranno esclusi. Quindi, con l'aggiunta del quinto filo, vedremo due modi di collegamenti elettrici. Primo metodo di collegamento del motore lavatrice a 5 fili con rotazione reversibile orario e antiorario. Visualizzando a schema possiamo vedere il collegamento corretto da effettuare dalla morsettiera per poter ottenere in base all'alimentazione una rotazione oraria o antioraria del motore stesso. Sul morsetto 4 viene collegato il filo comune che attraversa la spazzola numero 2 e dalla spazzola numero 1 con un ponticello collega il comune dell'armatura statorica con il filo arancione. E in base a dove verrà alimentato il filo di ritorno della linea, che può essere o dalla prima armatura statorica che farà girare il motore in un senso, oppure dalla seconda armatura statorica che farà girare il motore nel senso contrario al primo. Predisponiamo i cavetti per effettuare i collegamenti sulla morsettiera. Colleghiamo secondo a schema. Avremo, oltre al ponticello, tre fili da collegare alla linea. Quello nero sarà il comune e due fili di colore bianco verranno collegati in base alla rotazione che si desidera. Come detto precedentemente, il motore lavatrice a spazzole è un motore che può essere alimentato con una tensione o continua o alternata che va da 6 V corrente continua a 220 V corrente alternata.
Con un alimentatore regolabile impostiamo 6 volte corrente continua all'alimentazione e proviamo a far girare il motore prima con il primo avvolgimento in un senso di marcia e poi con il secondo avvolgimento nell'altro senso di marcia. Con il collegamento a 5 fili abbiamo visto che il motore, collegandolo al primo avvolgimento statorico, gira in senso antiorario, mentre collegandolo al secondo avvolgimento il motore gira in senso orario. Aumentiamo la tensione a 12 V corrente continua e vediamo che la rotazione sarà come la precedente, ma più potente. Secondo metodo di collegamento del motore lavatrice a 5 fili con rotazione reversibile orario e antiorario. Con questo secondo metodo vediamo a schema come il ponticello verrà collegato tra il morsetto 1 comune dell'armatura statorica e il morsetto 4 delle spazzole numero 2. Il comune della linea verrà collegato sul morsetto 5, che è la spazzola numero 1 del motore, e ai due collegamenti delle armature verranno collegati, in base alla rotazione desiderata del motore, il ritorno della linea di alimentazione. Con i cavetti prepariamo il tutto. Come si può vedere, anche qui avremo il comune con il filo di colore nero e i due bianchi, le due armature che alla prova vedremo il senso di rotazione. Impostiamo il valore di tensione a 6 volte corrente continua e alimentiamo il motore prima con il primo avvolgimento e poi sul secondo avvolgimento. Passiamo da 6 volte a 12 volte corrente continua e otterremo lo stesso risultato ma con rotazione più potente.
Da qui si deduce che il motore, collegandolo al primo avvolgimento statorico, gira in senso orario, mentre collegando al secondo avvolgimento il motore gira in senso antiorario. Non poteva mancare la prova pratica con l'alimentazione di rete da 220 volt corrente alternata. Dalla prolunga fase neutro messa a terra prepariamo il collegamento elettrico. Anche in questa prova ci serviamo di un pulsante. Il cavetto di colore nero viene eliminato e al suo posto, esattamente sul morsetto 5, colleghiamo il neutro della prolunga. La messa a terra è collegata alla carcassa del motore per maggiore sicurezza. All'uscita del pulsante colleghiamo il primo dei due avvolgimenti statorici. Terminati i collegamenti elettrici, alimentiamo la presa e all'impulso che diamo con il pulsante vediamo che il motore girerà al massimo della velocità in senso orario. Staccato dalla presa la prolunga, scolleghiamo il primo avvolgimento e colleghiamo il secondo avvolgimento statorico. Diamo tensione e vediamo che il motore gira al massimo della sua velocità in senso antiorario. Si conclude qui la prova sul collegamento corretto del motore della lavatrice a spazzole. Grazie per la visualizzazione e se tutto è stato di tuo gradimento lascia un like e iscriviti. Alla prossima!